Sono mancata, dite la verità, voi tantissimo e mi scuso perché ogni volta tra un tutorial e l'altro lascio passare un po' troppo tempo, ma le cose da fare sono sempre tante, ragazzi. Come state? Innanzitutto un bacio iniziale al sax questa volta e poi lo ridaremo anche alla fine come sempre. Allora, oggi voglio fare una lezione un pochino diversa. Perché allora è bene cimentarsi in tutti i generi musicali. Ora sul web trovate tantissimi musicisti che insegnano il jazz e le improvvisazioni, che ne sanno sicuramente più di me. Io diciamo che non mi voglio specializzare in un genere in particolare anche con voi, ma voglio farvi suonare un po' di tutto. Poi ovviamente nello specifico troverete sicuramente dei tutorial più adeguati, però nel mio piccolo, nella mia semplicità, cerco di aiutarvi e di farvi divertire. Allora, ho iniziato un pochino suonando un pezzettino che sa di musica classica, no? Io vengo da studi classici, quindi diciamo la precisione della musica classica. Andiamo agli antipodi, no? Quindi la tenuta del ritmo, la precisione appunto delle note e dei valori. Io vorrei farvi oggi una piccola lezione breve di musica d'insieme che sicuramente sarà divertente, vi farà provare un'altra strada, insomma un'altra cosa che magari di solito non suonate. Ho preparato per voi un duetto tratto da un metodo molto conosciuto, quindi di cui non sto a dire il nome. Un duetto, quindi diciamo musica d'insieme da suonare a due sax. Dite voi come faremo? Farete perché anche se siete soli a casa, io vi fornirò l'altro sax, ok? Allora, questa cosa è utile per tenere il ritmo quando si suona insieme a qualcun altro, che non sia prettamente una base musicale dove c'è una ritmica e un basso da seguire, quindi che dà il tempo, ma anche proprio un incastro di note, quindi andare a fare un contrappunto con l'altra persona che suona. Quindi in questo caso è un duetto per due sax che adesso vedremo nello spartito, così lo analizziamo un attimino insieme. E poi andremo ad ascoltare la prima parte, quindi la prima voce su cui poi voi in questo file che vi fornirò suonerete la seconda a incastro. Quindi dovrete andare a tempo con l'altro sax. E poi l'altra versione, il sax della seconda parte già inserito in base nel file audio, dove voi suonerete la prima. E quindi questo sarà l'insieme che dovrete creare, che poi sentiremo brevemente come sarà il risultato. Ok, allora andiamo a vedere lo spartito di questo duetto. Innanzitutto l'indicazione che dà è allegro brillante, come vedete. Siamo in tonalità di Sol maggiore, quindi con un Fa diesis in chiave, tempo di 4 quarti. Allora, la prima parte è sempre il pentagramma superiore. Quindi vedete, c'è un doppio pentagramma unito da una parentesi graffa e quindi la parte di sopra è sempre il primo sax, la parte inferiore è il secondo sax. Come vedete, la prima inizia sul battere, la seconda inizia sul levare, già lì c'è un incastro da fare. Se andiamo a solfeggiare allora prendiamo la nota d'inizio, quindi Sol 1, un Si Fa Sola, 1, un Do Sola Si. 1, Si, La, Do, Re, Do, Re, Mi, Re. Ok? Questa è sono le prime battute. La parte di sotto invece parte sul levare, quindi appena la parte di sopra ha dato il Sol, l'altra parte, quindi un Re, Mi, Fa, Sol, 1, un Mi, Fa, Sola, eccetera, eccetera. Da questa fusione nascerà un bel duetto da provare a suonare. Allora, qui trovate tante figurazioni diverse, trovate il levare, il battere, le legature di frase, quindi da rispettare ovviamente. Ci sono delle alterazioni momentanee ogni tanto, quindi comunque c'è un po' di tutto.
Sicuramente sarà utile perché tenere il tempo sopra un'altra persona che suona, in questo caso virtuale, quella che vi fornirò, non è assolutamente una cosa facile, deve essere tutto perfetto. La musica classica era molto schematica, espressiva, però non ti dovevi distogliere, non ti devi distogliere da quello che è appunto il tempo, cosa che invece nel discorso della musica leggera ogni tanto si fanno dei ritardi, degli anticipi, eccetera, eccetera, un po' a gusto e interpretazione. Ovviamente qui, soprattutto per il fatto che c'è un altro sax che suona, bisogna essere molto precisi. Allora, tornate di camera su di me, ogni tanto vi mando un saluto, ci siete ancora? Dai, allora andiamo ad ascoltare un attimo la prima parte, un pezzetto della prima parte, della seconda e poi ascolteremo come dovrà avvenire un pochino la resa finale, ok? Andiamo ad ascoltare. Allora, ascoltiamo il file dove c'è la prima parte suonata e la seconda suonerete voi quando ovviamente avrete studiato per bene lo spartito e andrete ad incastrarvi perfettamente su questa prima parte. Eccola qua. Andiamo adesso invece ad ascoltare il file dove c'è già la seconda parte registrata e voi farete la prima. Ovviamente vi consiglio di fare al contrario di come vi ho detto adesso, prima fare la prima sulla seconda e poi la seconda sulla prima. Quindi ascoltiamo. Invece ascoltiamo la resa che dovrà avere a compimento questo duetto, quindi come dovrebbe venire, come verrà quando voi suonerete una parte sopra l'altra, ok? Ovviamente c'è una sorta di batteria che è come se fosse un click che vi dà il tempo, altrimenti non potreste mai andare a tempo l'uno con l'altro in maniera perfetta. Quindi mi aspetto da voi che facciate questo esercizio e poi mi fate sapere se vi siete divertiti e se è stata una cosa un pochino diversa dal solito, che racchiude un po' la tenuta della ritmica, delle note, della precisione e del contrappunto con un'altra persona, quindi con un altro sax in questo caso. Bene ragazzi, abbiamo sentito come funziona il tutto. Io come al solito vi chiedo di mandarmi le vostre mail o messaggi per avere tutto il materiale audio e il PDF di questo duetto che abbiamo affrontato oggi. È stata una lezione breve, ma sicuramente ve lo prometto che stavolta tornerò prima del previsto, ve lo giuro. Ho tante richieste da parte vostra e come sempre vi ricordo che chi volesse intraprendere lezioni online con me, personalizzate, private, io sono qui a vostra disposizione. Ho già tanti allievi che si divertono, provano soddisfazione e cominciano a imparare le prime cose che comunque ognuno ha il suo livello. Quindi vi consiglio sempre di seguire i tutorial, ma di prendere anche lezioni private se volete migliorare, perché si va a lavorare sullo specifico. Non necessariamente con me, ci sono tantissimi bravissimi insegnanti, sia nel web che di presenza, però ecco. Mi raccomando, non perdete di vista la didattica, ok? Spero sempre di esservi utile con questi tutorial. Ragazzi, che vi devo dire? Vi mando un grande abbraccio, ci vediamo alla prossima. Scrivetemi pure alla mail samantasax23@gmail.com o a commenti sotto il video che poi io leggerò e esaudirò, oddio. Mi sono incartata le vostre richieste, i vostri desideri. Va bene, ragazzi? Grazie. E vi mando un bacio e ovviamente baciamo il nostro sax. Ciao.